necessary training for amazing performance. Ciao triatleti, eccoci per una nuova edizione di Mental Triathlon con l'amico Dario Nardone ed FCZ. Oggi, come potete notare, la location da cui vi faccio il mio video è un po' alternativa rispetto al solito, ma ha un suo senso, perché vi voglio parlare di qualcosa che ha a che fare con l'allenamento, col triathlon, con la parte mentale dello sport in generale, e che però a volte si tralascia in qualche modo, si pensa che non sia così importante, ovvero potremmo chiamarlo in tanti modi: il riposo, il recupero. Si usa molto il termine tapering in casi specifici, comunque quei momenti o quei periodi in cui a volte forzatamente ci troviamo a riposare e a recuperare le energie, e quindi di quanto siano importanti questi momenti. Perché ve ne voglio parlare? È chiaro che tutti conosciamo l'importanza del riposo e del recupero a livello teorico. Poi, per un motivo o per l'altro, soprattutto per chi fa triathlon, che essendo diviso in tre specialità sportive, in qualche modo complica la situazione, tendiamo a non mollare mai, cioè a non trovare mai momenti di pausa, dal periodo fine gare in cui magari dovresti farti un paio di settimane di riposo, anche solamente al programma settimanale, no? In cui tendiamo a allenarci in ogni buco possibile e ci dimentichiamo di quanto riposarsi sia importante, o magari addirittura ci sentiamo in colpa quella volta che ci alleniamo un po' meno, o addirittura non ci alleniamo, nonostante sappiamo che il nostro corpo ci stia chiedendo di riposare. Vi è capitato anche a voi? Personalmente mi è capitato un po' di anni fa, il primo anno in cui affrontai il mio allenamento triatletico in modo, diciamo, professionale, e fu difficile alla fine della stagione staccare per due settimane e non fare assolutamente niente. Fu difficile sia mentalmente che fisicamente, io volevo muovermi, volevo fare. Però devo dire che quando davvero l'ho fatto fino in fondo, poi la stagione successiva è stata la mia miglior stagione, nonostante sia iniziata magari con un po' più di fatica, perché avevo fatto due settimane di riposo, due settimane tranquille, e quindi ripartire non ero più in forma come mi sentivo prima. Ecco, in questo caso la parte mentale è molto importante. Perché è molto importante? Perché in realtà è da lì che parte questa cosa, chiamiamola senso di colpa o senso del dovere. È proprio dalla mente, non è una questione fisica. Siamo allenatissimi in realtà, siamo preparatissimi, siamo sovraallenati tendenzialmente. Ci alleniamo in palestra, in piscina, in bicicletta, a piedi, è un po' di corsa in montagna, un po' di scalini, gradoni in pista, cioè di tutto facciamo, ma non riusciamo ad accettare di doverci riposare ogni tanto, di dover fare quella giornata di relax o di godersi una domenica in famiglia o con gli amici, senza continuare a pensare a cavolo, beh, qui c'è un lago, quasi quasi mi butto dentro, oppure prendo le scarpe e vado a fare una corsetta. Ecco, in un prossimo video vi parlerò di come gestire i momenti un po' agitati e di quanto sia importante la tranquillità. In generale, quello che vi voglio dire oggi è: l'approccio deve essere quello, accettare, guardare magari le nostre tabelle. Ecco, forse l'esercizio potrebbe essere questo da fare: guardatevi un po' le vostre tabelle d'allenamento, quella volta che siete un po' stanchi, quella volta che il vostro fisico vi sta chiedendo, vi sta urlando di riposare una giornata o mezza giornata, guardatevi le tabelle degli ultimi giorni, delle ultime settimane, contate gli allenamenti che avete fatto, guardate le rinunce che avete fatto. È vero che è importante guardare gli obiettivi, è vero che allenarsi tanto ti aiuta ad avvicinarti a quegli obiettivi, ma è anche vero che un fisico riposato si allena meglio, e soprattutto guardando le vostre tabelle d'allenamento e quello che avete già fatto, potete anche darvi una pacca sulla spalla e dirvi: dai, ti sei meritato questa mezza giornata o questa giornata di riposo. Chiaro per tutti? Dai, forza, andate a guardarvi le tabelle e ricordatevi di ascoltare il vostro corpo, che in ogni caso vi parla e vi dice quello che vi serve in quel momento. Come direbbe un mio amico, enjoy!
Buona giornata, ciao e al prossimo video su Mental Triathlon.